Sardegna da tutta Italia per trovare soluzioni su crisi energetica e transizione. A Chia al via la 19ª edizione nazionale della Energy and Transition School di Confartigianato, imprese sostenibili. Vediamo insieme. Al via a Chia la 19ª edizione nazionale della Energy and Transition School di Confartigianato Imprese Sostenibili, in programma fino a venerdì prossimo nel centro congressi dell'hotel Chia Laguna, organizzata da Consorzi Energia di Confartigianato. Nell'isola sono giunti da tutta Italia per trovare soluzioni su crisi energetica e transizione. In Sardegna sono 87.000 le famiglie, circa 185.000 le persone in difficoltà. In Italia sono oltre 5 milioni. Nei tre giorni di lavoro oltre 120 responsabili e operatori dei consorzi dell'energia di Confartigianato si confronteranno con gli esperti per approfondire argomenti come la transizione energetica e il ruolo dei paesi del Golfo e i rapporti con l'Unione Europea, ma anche la transizione, la crisi, i prezzi e quale energia per il futuro. Tra i relatori il rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Golfo Persico ed ex ministro del governo italiano Luigi Di Maio, che ha parlato di transizione energetica, del ruolo dei paesi del Golfo e i rapporti con l'Unione Europea. E poi il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli, ma anche l'ex presidente del Consiglio italiano e attuale senatore Mario Monti. Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Sardegna, nel suo intervento ha sottolineato che senza un accesso affidabile ed economico all'energia, le realtà imprenditoriali faticheranno sempre di più a sopravvivere e a crescere. Nel primo pomeriggio di domenica 18 luglio del 2021 un 65enne di Milis nel giro di un quarto d'ora aveva appiccato 5 incendi che in pochi minuti avevano circondato l'abitato di Milis nell'Oristanese con fumo e fiamme. Ora, a distanza di 2 anni, è arrivata la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Oristano che lo ha riconosciuto colpevole, condannandolo a 3 anni di reclusione e al pagamento delle spese processuali e dei danni in favore delle parti civili, nonché dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici per 5 anni. Lo rende noto il Corpo Forestale della Regione Sardegna. E ora parliamo di politica, andiamo a Oristano, la prima riunione del Consiglio Comunale dopo la crisi estiva nella maggioranza di centrodestra, la tensione però rimane alta. Il servizio è di Andrea Azzori. La tensione si tagliava a fette. La prima riunione del Consiglio Comunale di Oristano, dopo la risoluzione della crisi, è stata contrassegnata dal gelo. Al primo punto vi era la comunicazione del sindaco sui nomi della nuova giunta, fotocopia della precedente. Massimiliano Sanna ha ripercorso le tappe calde dell'estate, dalla revoca degli assessori alle sue dimissioni e alla rinomina in 2 tempi degli stessi 7, rimarcando che comunque l'attività amministrativa non si è mai interrotta. Da qui il suo appello a tralasciare la discussione sul passato per provare tutti a costruire qualcosa di buono per amore della città. A mettere sale gli interventi dell'opposizione con Efisio Sanna, Carla Della Volpe e Maria Ubinu. La provincia di Oristano rischia di perdere 156 milioni di opere già iniziate. Beh, lasciamo cattedrali nel deserto a testimoniare l'inefficienza della sua amministrazione. Dov'è il sindaco con la sanità che ha lo sfascio? Dov'è? Ma per favore, la smetta con i piagnistei e mettete il sedere sulla sedia a lavorare. Bocche cucite tra il centrodestra, assente il capogruppo dei 3 critici dissidenti ad intervenire, il solo Paolo Angioi. Noi siamo stati eletti in maggioranza. E quindi se noi diciamo che forse qualcosa non sta andando bene, e questo qualcosa l'abbiamo più volte denunciato, e se diciamo... Vabbè, siamo qua, costruiamo, lavoriamo per la città. È vero che la città non interessano le beghe consigliari e le altre cose, però se poi alla fine ne risentono i cittadini, noi siamo qua per esercitare il ruolo di consiglieri comunali. E lo faremo in un modo o nell'altro. Insomma, per il centrodestra i numeri appaiono ristretti e il cammino della maggioranza da qui in avanti decisamente in salita. Un incendio nella notte ha coinvolto il garage di una palazzina e 2 autovetture in sosta in via Daniele Manin a Quartu Sant'Elena. I fumi che si sono sprigionati hanno invaso il vano scala e gli appartamenti sovrastanti. I vigili del fuoco hanno evacuato l'intera struttura con l'ausilio di un'autoscala. Un minore e una donna sono stati trasportati in ospedale dal personale sanitario. Sono ancora in corso da parte delle squadre dei vigili del fuoco le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti per stabilire le cause.
Il mercato di San Benedetto si sposta in piazza Nazario Sauro. A darne notizia questa mattina il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, in un video spopolato sui social. Sentiamo. Il mercato di San Benedetto rimarrà sempre il mercato di San Benedetto, anche se spostato temporaneamente in piazza Nazari. Lo fanno sapere dal comune e dagli uffici della città metropolitana di Cagliari. Il primo blocco del mercato provvisorio intanto è completato e ad annunciarlo stamattina è stato il sindaco del capoluogo, Paolo Truzzu. Con un sopralluogo e relativo video sui social ha aggiornato i cittadini sull'avanzamento delle operazioni di costruzione. Come vedete il primo blocco è già costruito, stiamo già incominciando a fare la pavimentazione, sotto andranno i sottoservizi, poi ci sarà il tetto e nella parte invece inferiore nei parcheggi stiamo posizionando, hanno già incominciato i lavori per posizionare le celle frigo per gli operatori commerciali, i bagni e gli spogliatoi. Struttura che ha un costo ma che potrà poi essere usata dall'amministrazione per tanti altri interventi, potrà diventare magari un futuro magazzino quando dovremo riqualificare qualche altro mercato, sarà sempre a nostra disposizione. Il progetto, da quasi 50 milioni ottenuti tramite PNRR, permetterà ai tanti commercianti di non dover attendere il restyling della vecchia sede. Ma se anche il mercato sarà spostato provvisoriamente, la sua identità rimarrà invariata. E lo spiega Umberto Ticca, consigliere della città metropolitana. L'intervento sul mercato di San Benedetto era necessario farlo. A quel punto abbiamo valutato che fosse necessario realizzare un mercato temporaneo nella stessa zona, perché quello si dovrà chiamare il mercato di San Benedetto sempre, temporaneamente spostato in piazza Nazari, ma resterà sempre il mercato di San Benedetto. Questo perché la sfida più importante di questo mercato temporaneo sarà cercare di dare tutte le agevolazioni possibili e tutti i comfort possibili ai boxisti e parallelamente cercare di renderlo il più possibile confortevole anche per i clienti. Tutto questo perché? Per mantenere l'identità del mercato di San Benedetto anche se momentaneamente spostato. Quindi in quest'ottica si sta realizzando un'opera che ovviamente sarà una struttura temporanea, quindi non è paragonabile a quella fissa, e si dovranno fare anche campagne di promozione al riguardo, per fare in modo che tutti quelli che sono abituati ad andare a fare la spesa al mercato di San Benedetto, inteso come quello che si usa attuale, continuino anche quando ci sarà il mercato temporaneo. Nell'ambito delle manifestazioni connesse alla commemorazione dell'80° anniversario della battaglia di Cefalonia a Corfù, a Norbello si è tenuta una cerimonia in memoria del finanziere Medde Egidio, dichiarato disperso dall'8 settembre 1943. Alla cerimonia hanno preso parte i familiari di Egidio Medde, che hanno accolto l'iniziativa con entusiasmo e sentita commozione, nonché di alcune persone che hanno inteso ricordare il loro concittadino, il cui nome figura sul monumento ai caduti posto nella locale via Vittorio Emanuele. La provincia di Sassari ha approvato il verbale di gara e ha aggiudicato i lavori per l'ampliamento dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Attilio De Fenu. I lavori sono stati aggiudicati dalla ditta Sogena SRL di Roma per un importo finale di 682.000 euro. Gian Domenico Mele. La provincia di Sassari ha approvato il verbale di gara e ha aggiudicato i lavori per l'ampliamento dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Attilio De Fenu. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Sogena SRL di Roma per un importo finale di 682.000 euro. La provincia di Sassari aveva approvato il documento preliminare alla progettazione corredato del cronoprogramma procedurale e finanziario. Il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca aveva stanziato per la realizzazione dell'intervento la somma complessiva di 1.700.000 euro fino al 2024. Nel precedente bilancio di previsione per il biennio 2022-2024, per la realizzazione dell'intervento di ampliamento, erano stati previsti 733.000 euro, nell'arco appunto di un biennio. Una dilatazione dei costi di quasi 1 milione di euro che aveva previsto la rimodulazione dei finanziamenti previsti per riuscire a completare l'opera entro il 2024. Si è così potuto procedere all'aggiudicazione dei lavori. L'intervento del MIUR della provincia di Sassari è arrivato a mettere una pezza futura all'endemica carenza di aule, soprattutto per gli istituti superiori della città di Olbia. Proprio l'istituto De Fenu, con in prima linea l'allora dirigente scolastica Salvatorica Scuderi, nel frattempo passata al Gramsci, aveva denunciato la carenza di spazi per l'insegnamento, arrivando in scenario una clamorosa protesta con banchi e sedie disposti nel cortile della scuola. Dopo il via libera da parte dell'ENAC, però, la provincia aveva messo a disposizione dell'istituto superiore le
aule spesso utilizzate dalla Facoltà di Economia del Turismo dell'Università di Sassari nel piano superiore dell'aeroporto Costa Smeralda. L'inizio dell'anno scolastico, con il ritorno in presenza dopo la tempesta del Covid, aveva riproposto il problema. Ora alcune aule sono state trasferite nell'Istituto Comprensivo Maria Rocca. La sopraelevazione e il conseguente ampliamento del Defenu diventano urgenti e decisivi in virtù del fatto che proprio il Defenu, la scuola più recente, essendo stata completata nel 1990, non rientrerà nel nuovo polo scolastico cittadino che comprende il liceo scientifico Mossa, il liceo classico Gramsci e l'istituto professionale per l'industria e artigianato Amsicora.